In una multifactory il fatto che non tutto sia stabilito fin dall'inizio, sia pronto fin dall'inizio, e il fatto che ci sia una crescita lenta e organica ha un grandissimo vantaggio. E il vantaggio è che ogni singola comunità, ogni singolo gruppo di persone che si ritrova a gestire una multifactory e farla nascere dall'inizio, ha la possibilità di costruire le proprie regole e di costruirle in base alle proprie esigenze e in base anche al tessuto culturale locale. E questo è un grande vantaggio, perché aspettare la pazienza degli iniziatori nell'aspettare che emergano le esigenze, nell'aspettare che emergano problemi per risolverli insieme a chi vive la multifattory tutti i giorni, crea delle multifattory più radicate col loro territorio e che rispondono alle esigenze del territorio. E ogni singolo territorio, come sappiamo, è molto diverso. Ogni singola comunità nasce in luoghi che hanno una cultura diversa, che sono attenti. Hanno esigenze diverse date dal fatto che hanno esperienze comuni molto diverse e molto specifiche. Quindi il fatto di una crescita organica, il fatto di, per un iniziatore, per un decisore che decide di avviare una multifactory, il fatto di aspettare e lasciare che questa comunità cresca da sola e individui da sola i propri leader interni è un grandissimo vantaggio perché creerà un famoso landmark territoriale, un qualcosa che resta. È radicato in profondità e resterà per molto più tempo.